Eccoci, punto 3, punto 3, lettura della perizia. Ragazzi, se voi sapete, se voi sapeste quante operazioni sono state fatte annullare al momento dell'apertura delle buste dai consulenti immobiliari per aste in Italia per non saper leggere queste benedette perizie, voi non avete idea. Si è alzato un po' di vento, spero si senta. Ci sono 2 gradi. La lettura della perizia è fondamentale, sia per chi vuole fare uno stralcio, sia che per chi vuole acquistare un immobile all'asta. Allora, il firmare dichiara di aver preso visione della perizia, sia se fai tu un'asta telematica che un'asta col vecchio metodo che ormai sta per finire, quindi aggiornati, venendo magari a Genova il 29, 30, 31 marzo al Live Stralci 2.0, apriremo proprio il tuo account per le aste, perché è obbligatorio, anche poi per stralciare, e quindi te ne uscirai con il tuo account, se hai una società avrai anche la PEC, eccetera. Comunque, la lettura della perizia è fondamentale, perché quando tu dichiari di aver preso visione della perizia, dichiari di accettare tutto. Quindi se in perizia c'è scritto che l'immobile è gravato da un comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato o ventennale e non lo hai letto, in realtà, se fosse a tempo indeterminato, magari chiamami e ti spiego come trovare una soluzione, perché io ci concludo molti affari. Però, se c'è, per dire, 7 anni, te non hai chance. C'è scritto che c'è il diritto di abitazione a favore del coniuge, te l'hai presa in quel posto. Se c'è una deformità e c'è scritto che per poterla sanare occorrono 25.000 euro, te non hai chance, te la devi pagare questa deformità qua. Se c'è scritto che l'immobile è occupato con contratto di locazione ed è stato registrato in data antecedente al pignoramento, te non hai chance, ok? Lo stato di occupazione di un immobile è fondamentale, devi saper leggere se è stato, se è abitato, devi chiedere poi al custode eventualmente anche un aggiornamento di chi ci sta in quel momento in quella casa. Quando vai a vedere l'immobile con il custode, ti aprirà una persona. Se non c'è nessuno, vuol dire che ormai se ne sono andati, ma chi ti apre? Saranno gli esecutati o persone senza titolo? Quindi nella perizia tu dichiari magari delle cose che non sono in questo momento uguali alla realtà. È capitato un caso di una persona che ha accettato la perizia nello stato di fatto in cui si trovava, poi l'immobile in quel momento lì è stato modificato dall'esecutato, ha dovuto poi, quando ha rivenduto, ha scoperto che era stato modificato. Quindi devi andare lì anche con una piantina stampata e guardarti che l'immobile corrisponda alla realtà. Molti non comprano le case alla cieca, non guardando gli appartamenti, soprattutto non andandosi a assicurare di vedere chi c'è dentro. Se ti trovi un fuori di cervello, uno che fa cose estreme, e nelle aste capita, perché la gente magari è esaurita, ha perso tutto, è meglio lasciare perdere, no? Perché devi comprare alla cieca e mettere la testa sotto la sabbia? Vai a vederlo e fai amicizia con questa persona. Amicizia è una parola grossa, nel senso che comunque potresti anche parlare, chiedergli se ci si può mettere d'accordo per avere le chiavi in maniera pacifica, senza passare le vie legali, riconoscendo magari anche il disturbo di un trasloco o il primo canone di un mese di affitto. È il tuo migliore amico, perché nel momento in cui te lo aggiudichi e ti arriva il decreto di trasferimento, tutto quello che capita in quell'appartamento e se fa danni a quello di sotto, sei tu responsabile. Invece il rapporto diretto, costante con l'esecutato non deve essere visto come un nemico da mandare via, perché si incarognisce. E se ci può stare anche un giorno in più, ci sta. Se invece prendi i rapporti prima e riscontri che è un pazzo totale, lasci perdere, è meglio che rischiare di vedersi l'immobile esploso. Se invece vedi che è una persona arrabbiata, disperata, dispiaciuta, e come cosa vorresti che sia contento, puoi comunque in maniera strategica trovare un accordo economico per dirgli: senta, guardi, io comunque lo so che acquistandola divento un po' il suo principale nemico, però voglio farle capire che non ho niente contro di lei, vorrei pagare il disturbo per avere magari una pacifica consegna delle chiavi. Questa è una chicca in più che ti ho dato. Molti vanno, comprano case senza vederle, non conoscono, e poi ti mandano la lettera dall'avvocato. All'esecutato non tutti sono persone che hanno ancora cose a cui tenere. Se la gente ha perso tutto e ha visto che non ha più niente da perdere, che magari ha anche problemi di salute, può fare anche dei gesti che ti possono rovinare la vita. Perché ricordati, oltre a perdere la casa, in caso di esplosione, di scoppio, i danni ai terzi li paghi tu, perché sei il proprietario. Quella persona non è più il proprietario, quindi il responsabile sei te,
civilmente e forse anche penalmente. Quindi mi raccomando, leggi bene la perizia, i punti sono sempre quelli delle difformità, le spese di amministrazione ci sono scritte ma non sono aggiornate, chiamate l'amministratore per chiedere quante spese sono effettivamente da pagare, perché le spese di amministrazione molti credono che vengono comprese nel piano di riparto, assolutamente, te le devi pagare te dopo e ti arrivano subito come arriva il decreto di trasferimento. In perizia c'è scritto tutto, leggitela con calma, lo so sono scritte male, certe bene, ma ti stai comprando una casa. Qui non c'è il notaio, qui c'è soltanto un giudice che timba il decreto di trasferimento, arrivederci, arrangiati e grazie. Quindi per quello quando si va alle aste devi assicurarti di aver preso l'immobile giusto che altri non vogliono e assicurarti almeno un 50% di guadagno, perché se no te ne vai in agenzia immobiliare, paghi un 3%, hai il notaio, fai casino, ti impunti, fai il tignoso, eccetera. Con le aste no, devi lavorare prima, devi saper fare le tue cose, dopodiché arriveranno anche i guadagni, ma devi essere intelligente. Bene ragazzi, io se questa era la tua esigenza ti voglio dire che il 29, 30 e 31 di marzo 2019 ci sarà una finestra importante per il tema delle aste, perché sono collegate al seminario Stralci che condurrò appunto a Genova, dove insieme andremo a vedere come nasce un credito. Ricordati che uno stralcio nasce da un credito in sofferenza che può essere destinato a essere venduto all'asta, e sei proprio te con lo stralcio che intervieni e eviti che l'immobile vada all'asta, ma se non dovessi riuscire nell'intento puoi comunque partecipare all'asta immobiliare, ma devi avere già un account aperto per partecipare all'asta telematica. Quindi cosa significa? Che non vedi neanche in aula l'esecutato, nessuno ti vede, la massima privacy, e puoi fare tutte le cose con calma. In aula apriremo in diretta un account, quindi ti porti un desktop, un portatile, un tablet e insieme al consulente Mantelli apriremo il tuo account con, se hai la PEC, con codice fiscale, con tutto, in maniera tale che potrai utilizzarlo per tutte le aste che vorrai fare. È una procedura un po' burocratica, però ci si può riuscire insieme, anche se saremo magari 30, 40, 50 persone, lo facciamo nel massimo silenzio, ognuno inserisce i propri dati seguendo il consulente. Ultima chicca, non so se c'è ancora posto, però comunque se acquisti un ticket deluxe tu avrai diritto anche alla partecipazione a un'asta immobiliare seguita dal consulente. Cosa vuol dire? Ha individuato l'immobile all'asta, il consulente ti darà un parere, farà un'analisi della perizia, in più ti aiuterà a compilare la domanda e a versare il bonifico online, perché è ormai telematico, e parteciperà quel giorno in diretta con te via Skype e vedrà come condurre l'asta in diretta. Questo ha un valore di 3.000 euro, se non mi credi chiedi a qualsiasi consulente per aste quanto costa la parcella, basta che vai su immobiliare.it, cerchi appartamenti nella tua zona e scrivi solo aste, clicca solo aste, chiami una di quelle agenzie e gli dici quant'è la vostra provvigione, ti diranno il 3% o 3.000 euro. Io ve lo metto compreso nel prezzo del deluxe, quindi potete avere la partecipazione telematica seguita dal consulente che prende di solito 3%. L'ho preteso perché voglio che le persone facciano le cose per bene. Bene ragazzi, fai la tua scelta, non so se c'è ancora posto, siamo in tanti, avremo anche le cene. Ah, ultima cosa, se prenoti il VIP Deluxe puoi fare la cena VIP il venerdì sera e anche il sabato, e i tavoli per stare con il consulente Mantelli sono quasi esauriti, c'è ancora due o tre posti, quindi se prenoti il Deluxe e vuoi stare col consulente Mantelli puoi scrivere voglio stare alla cena VIP con il tavolo del consulente Mantelli. Oppure se vuoi stare con me o se vuoi stare con l'avvocato della banca, per lo straccio, con commercialista, col broker finanziario, con tutti quelli che vuoi. Però se vuoi il Mantelli per le aste, devi dirlo, perché i posti sono quasi andati tutti a ruba per stare seduto a fianco a lui, insomma, e carpire i segreti. Bene ragazzi, io me ne torno a Genova, sono qui a Londra. Martedì prossimo, mi sembra 9, sarò a Nizza per andare a preparare le ultime cose del live aste immobiliari Costa Azzurra. E poi dal 17 fino al 21 di gennaio sarò sempre lì perché condurrò appunto il live, quindi ci vedremo meno, ma ci vedremo un po' sparsi un po' per tutta Europa, mi vedrete un po' in giro per l'Europa. Investire è bello, formare è bello, ti fa girare il mondo, conoscere nuove persone, invece essere statici, fermi, fermi, sempre fare le stesse cose, può far venire anche un po' di tristezza e un po' di depressione. L'essere umano ha bisogno di essere in continua agitazione, movimento, e insomma, sì, come possiamo dire anche che ci piace complicarci la vita, ok? Ti faccio i miei auguri di buon 2019, ti auguro un buon business, ciao da Franco.